Salve amiche ed amici, e bentornati di nuovo. In questi giorni stavo ascoltando la triste notizia del fallimento delle banche, l'ennesimo fallimento delle banche, che in realtà sembra una cosa molto programmata, molto sospetta, giusto che dovevano riscuotere i loro averi e dei loro interessi. Le banche falliscono, rovinando gli investitori, i piccoli risparmiatori, perché la colpa è sempre dei piccoli risparmiatori se succede il patatrac. La gente che è ritornata ad avere fiducia nelle banche e, come al solito, si sono inculati un'altra volta. Un poveraccio, un pover'uomo si è arrivato a suicidare, non per il denaro, ma perché si è sentito raggirato. E vabbè, sono le umiliazioni del sistema bancario. Poi, come al solito, bisogna sempre uscire in riscatto delle banche. Ma il denaro non va ai risparmiatori, va a riporre i guadagni che presumibilmente le banche hanno perso. Cioè, per fare la truffa, poverine, hanno perso del denaro, allora devono riporlo. Ma guai a ridare i soldi agli investitori. Loro rimangono fregati per sempre. Le banche no, si devono recuperare. È una cosa incredibile. In Italia, come al solito, si fa niente, che è quello che sanno fare per aiutare la gente. E quindi, dopo la bolla speculativa immobiliare degli Stati Uniti, adesso viene questa crisi delle banche italiane, giusto nel momento che dicevano che ci sarebbe stata una maggiore ripresa. Sì, una maggiore ripresa per il culo della gente. Adesso come faranno a risarcire così tante persone? Dicono che soltanto ci sarà eventualmente la possibilità di ridare parte del denaro. Parte. Quanto? 10%? Forse, perché la BCE non vuole, si vuole tenere tutti i soldi. E poi parlano di fondo salva stato, ma fondo salva stato delle banche. Beh, è veramente una cosa molto triste dover parlare di tutte queste truffe legalizzate che colpiscono centinaia di persone, di piccoli risparmiatori, di pensionati. Ma è il mondo nel quale ci tocca vivere. Io non so, ma è anche colpa dei media. Nei telegiornali si parla di tutte queste cose come se succedessero per la prima volta. Ogni volta si parla sempre delle notizie al tempo presente, dell'attualità, no? Senza tanta prospettiva storica. Invece io, che già c'ho una certa età e mi impapero, so, ricordo gli eventi uguali di crack, di fallimenti bancari degli anni 60, addirittura prima che io nascessi, degli anni 70, perché anche scritto nei libri e nei giornali. E quindi basta consultare in internet per vedere tutte le frodi che gli istituti creditizi e bancari e di risparmio, le casse di risparmio italiane hanno fatto, e europee, negli ultimi 50 anni. Ogni volta attualizzano all'ultima truffa, ma è soltanto l'ultimo anello di una catena di truffe legalizzate. E quindi, per l'ennesima volta, chi se lo ricorda il crack
del Banco Ambrosiano? Ecco, chi se lo ricorda? Che hanno fatto? Niente, e non hanno ridato nulla a nessuno. Quindi che ci aspettiamo adesso? Voi, che vi aspettate adesso? E che ridiano al denaro? Certo, lo faranno? Ho i miei dubbi. Perché non è mai successo, perlomeno in Italia. Soprattutto quando sono truffe pianificate. Ecco, quindi, come dire, promettono tante cose, beati loro, ma soprattutto beato chi ci crede. Ecco perché io non ho denaro in banca. A parte che il vostro Sant'Enchan è disoccupato e non ha denaro, ma a parte quello, non ce lo metterei comunque il denaro in banca. Lo tenderei in casa, anche perché sarebbe così troppo poco che lo spenderei subito. Però queste cose indignano. Indignano quando mettono le mani nelle tasche della gente, soprattutto di chi ha poche monete. Beh, allora, come dire, ho seguito, mio malgrado, l'evoluzione di questa tragedia, di questo crimine legalizzato, che rubano denaro ai risparmiatori, e vedo che è sempre il solito bla bla bla, che di lì non si esce, non faranno mai nulla, tutto un chiacchiericcio, dovremo, faremo, penseremo. Faremo dei provvedimenti, cioè provvederanno a provvedere. Devono tenere d'occhio la situazione, devono monitorare. Ormai è già tutto successo, però dobbiamo discutere il tema per ponderare delle istanze, varare delle misure, che significa che vareranno degli strumenti per quantificare quello che si dovrà fare, cioè tutta una serie di osservazioni una dietro l'altra che non condurrà a nulla, nulla di serio che viene promesso. Faremo questo, questo, quest'altro e ridaremo soldi. No, faremo, vedremo, faremo delle riunioni congiunturali in Europa, fra i vari partiti, faremo dei tavoli di discussione, ci avremo delle zone di osservazione. Insomma, più lavoro per i burocrati a carico dell'erario, per poi scoprire che bisogna finanziare di più le banche, se no può succedere di nuovo. Ma i titoli spazzatura che loro vendono, anche se gli dai 1 miliardo a una banca, ti rivende lo stesso titolo, perché presta denaro a te che non lo puoi pagare il prestito, diventa un titolo spazzatura, lo rivende un altro, ti pignora la cassa tema, il titolo che tu non hai pagato lo rivende un altro. Quindi prima o poi quell'altro istituto creditizio che lo ha venduto a un risparmiatore pignorerà l'altro risparmiatore su un titolo che nessuno può coprire. Quindi è tutta una catena di Sant'Antonio. Bisogna rompere questo sistema di rivendere titoli spazzature, rivenderli. Ma mai nessuno farà una cosa di questo genere. Quindi continuano a vendere dei titoli che non sono più buoni, quelli che li comprano li rivendono, li ricomprano li rivendono, e quindi hanno un valore aggiunto sempre maggiore, e poi non si riscuote nulla, perché in origine il primo debitore è stato pignorato perché non ha potuto ripagare il suo debito, se no l'avrebbero estinto. Beh, ma io ho molta fiducia. Trovare soluzioni le troveranno. Poi passano da notizie così calamitose: pensionati, risparmiatori che si suicidano, che si buttano dalla finestra, come il venerdì nero di Wall Street, no? Del 29, credo. E
poi passano notizie di capitale importanza, come già adesso, 2 o 3 giorni fa, l'altro ieri, che continuano a ripetere che già stanno programmando la nuova edizione di Sanremo del 2016. Che c'è di più importante in Italia, a parte Sanremo, con l'ISIS che minaccia di mettere bombe in Vaticano, con questo giubileo che durerà un anno, che ci riempirà di pellegrini, di turisti e di rifugiati che verranno come pellegrini, ma anche di terroristi, il degrado ambientale dell'urbe, tanta gente transitando per il colonnato di San Pietro, che si porteranno via pure il selciato. Sono tanti temi, l'insicurezza, la criminalità, il narcotraffico, il disequilibrio politico in Italia, non si fa un cazzo. I grillini si stanno, quelli del Movimento 5 Stelle, perdendo in acque burrascose nel Parlamento, nel Senato. Si perdono in minuzie, in cavillazioni. Ci aspettavamo di più da loro. Però, ecco, arriva Sanremo. E arriva Sanremo come? Una volta si ammazzavano i cantanti, adesso invece è il pubblico che si va ad ammazzare, come hanno provato a fare, non so se nel 2013 o nel 2014. È peccato che non ci sono riusciti. Così non hanno evitato lo strazio delle canzoni che hanno dovuto ascoltare. Però ecco, io Sanremo non l'ho mai seguito, non mi è mai piaciuto. Poi te lo impongono. Se tu non lo guardi, ogni volta che accendi la Rai, c'è un programma della Rai, non importa quale, parlano del Sanremo, quello che hanno fatto, quello che stanno facendo, quello che faranno. Anche quando è finito, continuano a parlare di Sanremo dal punto di vista sociologico, passeggero, antropologico, sociologico, culturale, linguista, musicale, storico. E alla fine c'è Sanremo lo stesso nella tele, anche se non l'hai visto ed è passato più di un mese, o anche se devono ancora trascorrere 2 o 3 mesi prima che inizi, come adesso. Già iniziano a farti vedere tutto quello che faranno a Sanremo. Ma allora perché farlo? Già lo stanno trasmettendo adesso nella tele. Vabbè, ma non so, tanta gente rovinata economicamente e loro presentano la notizia come se fosse un comune e banale incidente di transito nel quale sono morte 2 o 3 persone. Sì, ma tanti feriti sono stati 30 e quelli indesi sono stati 300. Come dire, incidenti collaterali del sistema bancario, fuoco amico, fatalità, e non truffe, perché è una cosa che non si può evitare, succede, e svalutazioni improvvise, un'altra sono truffe e raggiri che sono intenzionali, e di lì uno si dovrebbe avere delle tutele. Invece no, se ti truffa una banca non si può fare nulla. Intanto, ogni volta che vai a fare qualche operazione bancaria, in calce al documento ti fanno mettere per ogni foglio 30 firme, perché le banche si devono tutelare da quello che potrebbero fare, incluso di legale, i clienti, perché non presentino denunce, querele, esposti, nel caso le banche siano inadempienti. Però le banche si devono tutelare. I clienti no. Se le banche sono inadempienti o recidono da qualche obbligazione, non le puoi denunciare perché hai firmato fogli larghi così, più di un centinaio, ci metti mezz'ora a firmare tutti i fogli, e quindi hai rinunciato volontariamente a querelarli, demandarli, presentare qualche esposto,
per qualche cosa che loro risultano inadempienti o evadano le loro obbligazioni, contratti, le promesse che hanno fatto nel presentarti un pacchetto azionario, un servizio o un bene. Ma loro non firmano altrettanti fogli per tutelarvi a voi. Loro si tutelano le banche ed è legalizzato dalle istituzioni politiche e legali. Invece il cliente è l'unico stronzo che non si può tutelare, manco con una firma, una soltanto, del direttore di banca. Loro non ti danno nessuna tutela, ma ne esigono tantissime. E sempre, ogni volta che loro credono che hai evaso una tutela, ti fanno pagare un fagotto di soldi. Invece, tu, quando vedi che hanno evaso qualcosa che dovranno corrispondere, non ti danno manco un centesimo. Anzi, ti chiamano a giudizio perché li puoi pregiudicare. Loro hanno paura di essere pregiudicati. Anche quando molti direttori di banca, amministratori, abbiano già avuto dei pregiudizi legali. Invece uno che non è pregiudicato è pregiudicato dalle banche. Già lo giudicano prima e quindi gli fanno pagare quello che vogliono, discrezionalmente. Con un sistema bancario ed economico così drogato, dove andremo? Ci vuole più trasparenza. Riusciremo a fare nel nostro paese le riforme che sono necessarie per arrivare a tanto, ma però qualche cambiamento ci deve essere, se no è una cosa inaccettabile. Io penso a chi risparmiato tutta una vita per potersi finanziare una casa, magari per lui, i suoi figli e i suoi nipoti, e si ritrova con zero in banca. Che deve fare? Beh, è molto triste. Vediamo di fare uno stacco. Beh, volevo continuare a girare un po', ma ho visto che ho fatto quasi 18 minuti, altro che stacco. Poi non lo stacco più perché mi viene un video troppo pesante a editarlo col computer e poi ci metto ore a caricarlo. Che oggi mi sono filmato con il Nokia Asha 302 che gli ho regalato a mia madre per il Natale 2013. Che è un po' questo cellulare, anzi è questo cellulare, non un po', come vedete. Perché carica video più leggeri in 3,2 megapixel 640x480 invece di crearli in 2 megapixel però full HD. E quindi vengono molto più pesanti con il Moto X seconda generazione. Allora, beh, grazie di avermi seguito in questa nuova edizione, in questo nuovo video. Tratterò di fare altri e più avanti forse farò su Sanremo, non lo so, però era parecchio tempo che non filmavo, 2 settimane, poi ne ho fatto uno l'altro ieri. Beh, allora grazie di seguirmi, iscrivetevi al canale se potete e fate iscrivere i vostri amici, perché siano attualizzati sulla mia produzione e si vedano tutti i miei video. Arrivederci e grazie. Poi più in là farò anche sul Natale e sui regali di Natale.
Ciao.